Al Pigliacelli di Montorio si affrontano due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Il Montorio, che vuole continuare a rimanere in zona playoff, e il Mutignano, invischiato nella lotta per non retrocedere. Primo tempo di marca giallonera, con il Mutignano pericoloso con le sue ripartenze. Parte forte il Montorio, che all'ottavo minuto di gioco va vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Pigliacelli, che impegna i riflessi del portiere ospite Donateo. Al sedicesimo risponde il Mutignano, corner di Rastelli e testa di Mbodì, che non trova la via del gol per una questione di centimetri. Al ventunesimo ancora Mbodì a terra Pigliacelli, rimediando il giallo. Sulla punizione susseguente il tiro di D'Alessandro esce fuori di poco. Al ventitreesimo ancora una volta i gialloneri vanno vicinissimi al gol. Al trentesimo cambia il risultato. Serie di batti e ribatti e palla che termina sui piedi di Pigliacelli. L'attaccante giallonero controlla e in girata trafigge il portiere ospite. Posizione sospetta dell'avanti locale che scatena le proteste dell'allenatore del Mutignano Di Renzo, allontanato dall'arbitro arnese della sezione di Teramo. Nella ripresa, la formazione ospite entra in campo con un piglio diverso. Al 48esimo, l'attaccante del Mutignano Di Giulio mette in mezzo un pallone pericoloso che non trova la deviazione vincente di Ndiaye. Al 56, ancora Mutignano. Da pochi passi, Marini di testa non trova la rete del pareggio. Al 60esimo, ancora gli ospiti protagonisti con il tiro di Perini, che finisce lontanissimo dalla porta giallonera. Al 75esimo uscita spericolata di Donateo che lascia la porta sguarnita. Nessun calciatore del Montorio però è lesto ad approfittarne. Nei minuti di recupero non succede più nulla e il Montorio si porta a casa tre punti preziosissimi in chiave playoff, dati passi falsi di Fontanelle e Morrodoro. Il Mutignano invece resta in tredicesima posizione con un punto di vantaggio sulla zona rossa.